Il 17 gennaio l'Ufficio Nazionale Cinese di Statistica ha reso noti i dati riguardanti la performance economica della Cina per il 2023. I calcoli preliminari mostrano che il PIL è aumentato del 5,2% su base annua nel 2023. Il volume totale dell'import-export di beni è cresciuto dello 0,2%. Le riserve in valute estere a fine anno hanno superato i 3.200 miliardi di dollari. Una serie di dati che riflettono l'andamento positivo della ripresa economica del paese. Il 2023 è anche stato un anno importante per la Cina e per l'Italia, data la riapertura in modo globale della cooperazione pratica in vari campi dopo il Covid-19. La cooperazione delle due parti in campo economico e commerciale ha proseguito su un trend di sviluppo sostenuto e stabile. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Amministrazione Generale Cinese delle Dogane, nel 2023 il volume degli scambi tra Cina e Italia ha superato ancora una volta i 70 miliardi di dollari, raggiungendo un totale di 71,757 miliardi, di cui 27,234 miliardi, l'1,4 in più su base annua, di importazioni cinesi. Allo stesso tempo, secondo quanto spiegato dalla portavoce del Ministero cinese del Commercio, esiste ancora un ampio spazio per la cooperazione tra i due paesi nei settori delle PMI, delle nuove energie e della cooperazione sui mercati terzi. La stabile relazione bilaterale e i vantaggi economici complementari tra Cina e Italia favoriscono ulteriori opportunità di cooperazione economica e commerciale. Secondo il dottor Riccardi, nel corso del 2023, il commercio sino-italiano ha continuato a evidenziare un'alta compatibilità e una buona interazione tra il Made in Italy e il mercato cinese. La Cina continua a confermarsi come mercato strategico per l'export italiano. Pechino si colloca tra le prime destinazioni delle esportazioni italiane a livello globale. È il primo mercato in Asia ed è il secondo mercato a livello extraeuropeo, subito dopo gli Stati Uniti. Oltre a ciò, se consideriamo i dati delle dogane italiane parallelamente a quelli delle dogane cinesi, possiamo osservare che Istat conferma che nei primi 11 mesi del 2023 l'Italia ha esportato verso la Cina 17,7 miliardi di euro, con un incremento su base annua del 20,7%. Di questo export, di questo flusso appunto di beni tra Roma e Pechino, quello che conta maggiormente sono alcuni settori economici, alcuni settori strategici, e sono il settore del farmaceutico, quello del tessile, dell'abbigliamento, e il settore dei macchinari, quello dei prodotti chimici e quello dei mezzi di trasporto. Per quanto concerne la valutazione dei trend presenti e futuri dell'economia cinese, occorre evidenziare che il PIL della Cina nel 2023 è cresciuto del 5,2%, questo in relazione ai dati consuntivi ufficiali, pertanto ha avuto una performance anche migliorativa rispetto ai target del governo che ponevano un obiettivo al 5%. Oltre a questo, se guardiamo appunto allo scenario internazionale e alla stima degli analisti, l'FMI ha rivalutato quello che è il trend, la stima di crescita nel biennio 2023-2024 e ha confermato che la crescita economica della Cina contribuisce ad oltre il 30% della crescita economica mondiale, quindi una rilevanza sull'intero mercato globale del performance appunto dell'economia cinese.